Con la firma di ieri non c'è nessun avvicinamento politico tra Luigi De Magistris e Matteo Renzi. Disgelo istituzionale può essere un termine corretto, perché si è lavorato in queste settimane per dimostrare che, indipendentemente dalle posizioni politiche, le istituzioni hanno il dovere di sedersi allo stesso tavolo, è quello che io chiedevo da molto tempo, e di tenere distinto il momento della dialettica politica dalla cooperazione istituzionale. E in appena 2 settimane si è chiuso un accordo molto molto difficile, strategico per la città, e di cui vado profondamente orgoglioso, perché i progetti finanziati sono stati progetti scelti dalla città di Napoli e dalla città metropolitana di Napoli. Con questo metodo, se il governo ritiene di proseguire, credo che ci sono tutte le condizioni per proseguire in questo modo, e noi lo vogliamo fare insieme dal punto di vista istituzionale, in pochi mesi possiamo veramente chiudere tutti i tavoli più difficili e che vanno avanti anche da tanti e tanti anni, perché ci sta l'approccio giusto, e io devo dare atto al governo che nel tavolo a Palazzo Chigi si è lavorato in una direzione assolutamente corretta. E poi abbiamo dimostrato che non c'è bisogno di scorciatoie istituzionali, non c'è bisogno di torsioni neocentralistiche, non c'è bisogno di commissariamenti. Quando si siedono le istituzioni democraticamente rappresentative, che hanno anche una legittimazione forte, come nel caso del sindaco di Napoli, si possono raggiungere risultati importanti. Io mi impegnerò, però abbiamo strumenti, e questo è un altro tema democratico, completamente diversi. Io ieri ho visto i servizi RAI, ho visto i servizi della RAI Radio Televisione Italiana in particolare, come sappiamo il Presidente del Consiglio ha un peso sul servizio pubblico, come hanno montato i servizi della visita del Presidente del Consiglio a Napoli. Cioè, si parlava 15-20 secondi del patto, citando solamente il Presidente del Consiglio e facendo vedere in sottofondo il Sindaco di Napoli, e poi si è parlato della campagna elettorale che è andata a fare per il sì poche ore dopo, credo, ad Avellino. È Davide contro Golia, ma dimostreremo che Davide vince, cioè che il popolo italiano ha a cuore la Costituzione, che va attuata e non va stravolta. Trovo un po' inquietante da un punto di vista democratico non solo che sia stato un governo di minoranza a voler stracciare la Costituzione, ma che sta utilizzando un governo di minoranza che sta lì con una legge elettorale dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, utilizza i mezzi della propaganda in modo molto forte per convincere, come dice lui, gli indifferenti, quelli che non hanno ancora scelto, a votare sì. Non si sta scrivendo una bella pagina, a mio avviso, non vedo par condicio, non vedo stesse condizioni tra i sostenitori del no e quelli del sì. Speriamo che anche il Movimento 5 Stelle, oltre a parlare del complotto dei frigoriferi a Roma, col Presidente Fico comincia a farsi sentire, perché è il Presidente della Vigilanza RAI, forse è venuto il momento che sì e no abbiano le stesse possibilità di esprimere le proprie opinioni. Grazie a voi.